Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un nuovo appuntamento con la rubrica Riders of the Lost Film. Questa volta andiamo indietro nel tempo, andiamo al 1982 quando uscì nei cinema di tutto il mondo Re per una notte, The King of Comedy, film diretto da Martin Scorsese con un incredibile Robert De Niro. Ne parlo con grandissimo piacere con Pierpaolo Bonelli. Ciao Pierpaolo. Ciao Giulio, un De Niro che quando poi incontra quando incontra Scorsese riesce sicuramente a dare il meglio di se stesso, era già successo altre volte, successo nel 1982 con Il Re per una notte e succederà anche successivamente. È un'alchimia quella tra i due e sicuramente uno, insomma, uno sa dare tanto e l'altro sa chiedere tantissimo. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro per questa rubrica noi in realtà eravamo già andati alla riscoperta di Martin Scorsese con Fuori Orario, ma siccome Scorsese ci piace tantissimo abbiamo recuperato anche questo film, che anche di recente è ritornato un po' non in voga, però insomma se ne è parlato perché l'anno scorso uscì Joker di Todd Phillips, che aveva dei chiari rimandi a Re per una notte, anche se non è assolutamente un remake, perché ho sentito dire anche quello, però diciamo le citazioni e un po' la traccia della trama c'è. Ma raccontiamo in breve di che cosa parla Re per una notte. Beh, il film è la storia dell'incontro di due personaggi. Uno è si chiama Robert Pupkin ed è un aspirante comico che praticamente trascorre tutta la sua esistenza a preparare lo spettacolo che cercherà e che sogna di poter portare in televisione in prima serata, e anzi soprattutto spera di poterlo portare all'interno dello show della persona che lui una tra le persone che lui adora di più, ovvero Jerry Langford, che detiene questo spettacolo fortunato in televisione, la televisione americana. In effetti insomma Robert Pumpkin è praticamente un sognatore, ma gli capita un'occasione, cioè mentre Jerry Langford esce dallo spettacolo Robert Pumpkin riesce a salire sull'auto e a dargli una mano salvandolo dall'attacco dei fan. Il comico gli dice che insomma potrebbe lasciargli il suo indirizzo, potrebbe farsi sentire il giorno seguente per potergli dare questa possibilità di potersi esibire, e da quel momento per Robert Pumpkin, nella testa di Robert Pumpkin, si scatena tutta una creazione completamente nuova, dove lui crede effettivamente di essere amico intimo di Jerry Langford e di poter entrare nello show. Quando la realtà si scontrerà, ovvero quando gli si sbatterà sul muso, e quindi Robert Pumpkin capirà che la realtà non è quella che si era costruita, allora lui, insieme ad un'altra fan messa peggio di Robert Pumpkin, decideranno di rapire Jerry Langford e chiedere come riscatto la possibilità di andare in televisione e potersi finalmente esibire. Un film assolutamente geniale, rivederlo a così tanti anni di distanza mi ha fatto riflettere tantissimo sul il desiderio di ottenere il successo, il desiderio di coronare un sogno, il desiderio di diventare un uomo dello spettacolo. E Rupert Pupkin lo fa in qualunque modo possibile, e il finale è un finale simbolico, perché lui alla fine riuscirà a fare lo spettacolo, ma verrà anche condannato, e dopo essere stato condannato, aver pagato appunto 6 anni di carcere, in realtà tornerà e tutto il mondo vorrà sentire le battute di Rupert Pumpkin. Il film è vero, è un film geniale, nel senso che ancora una volta Martin Scorsese riesce a raccontare il sogno americano. Lui l'ha fatto tante volte, anzi l'incubo americano, perché
nelle mani di Martin Scorsese diventa veramente un incubo. Il sogno americano, dandogli una sfaccettatura particolare, raccontando appunto la voglia del successo e la storia parallela di questi due soggetti, di un soggetto, cioè Robert Pumpkin, che ambisce al successo, e l'altro che invece lo ha ottenuto e che si sente quasi un po' vittima del successo stesso e che invece vorrebbe ritornare ad una vita privata. Quindi c'è proprio un parallelismo tra queste due situazioni, grazie, che è tenuto in piedi dall'ottima prova di due attori che noi abbiamo citato, Robert De Niro, ma dall'altra parte c'era anche un signor Jerry Lewis, che nelle mani di Martin Scorsese si calma e diventa un po' quasi una parodia di se stesso. Veramente. Ed è strepitoso, perché si vede come Scorsese sia riuscito a smussare un po' tutti gli angoli, e solamente ogni tanto esce quello che è il Jerry Lewis che noi abbiamo sempre conosciuto al cinema. C'è un momento in cui scappa, cerca di scappare dall'inseguimento sia di Pumpkin che di Masha, che è l'altra fan, e c'è quella corsa con le gambe un po' centrate ed innoccolate, che è tipica di Jerry Lewis quando lo vediamo nei film. Ecco, e poi un paio di espressioni che sono quelle dell'attore Jerry Lewis, ma altrimenti quello che noi vediamo e quello che c'è nel film è proprio l'uomo Jerry Lewis, o perlomeno quello che potrebbe essere stato l'uomo è Jerry Lewis. E come capita, non spesso, però ogni tanto, certi film non vengono, quando escono, non vengono o capiti o non vengono apprezzati, tant'è che Re per una notte, quando uscì al cinema negli Stati Uniti, fu un colossale flop, al punto che Scorsese, per fare il film dopo, dovette rivolgersi a degli studi indipendenti e tirò fuori un film che si chiamava Fuori Orario, di cui abbiamo già parlato. Cosa possiamo dire d'altro di questo film? Una cosa è, oltre al discorso del mondo dello spettacolo, delle riflessioni che porta, si sente anche tantissimo il sapore di inizio anni 80, anche per le musiche, e visto a distanza direi che non è assolutamente un film invecchiato, anzi ti fa fare dei ragionamenti, delle riflessioni che al giorno d'oggi, secondo me, il cinema odierno non ti porta a fare. Ed è un film forse talmente avanti, come spesso è capitato a Scorsese di fare film veramente un passo più avanti rispetto al cinema presente quando uscivano, che visto adesso è incredibile, è quasi vedendo Re per una notte, è quella sensazione un po' della macchina del tempo, del guardare in avanti ma fare una cosa nel presente. Io ho avuto questa sensazione del discorso del voler raggiungere a qualunque costo, non c'è più regola morale per avere successo, ed è un po' quello che i giorni d'oggi succede, cioè che pur di entrare in un reality, pur di avere quei 10 minuti di gloria in TV, in cinema, nel cinema o in qualunque altra arte visiva, si è disposti a fare tutto. Due curiosità nel film, cercate di scoprire che c'è anche un Martin Scorsese che si intravede, e soprattutto quello un po' più difficile è scoprire che anche un gruppo famoso, soprattutto negli anni Ottanta, che si vede di sfuggita mentre si esibisce in città. Stiamo parlando dei Clash. Per questo appuntamento con Riders of the Lost Film è tutto. Abbiamo recuperato Re per una notte, The King of Comedy, un film incredibile e geniale di Martin Scorsese. Ti ringrazio come sempre, Pierpaolo. Ciao a tutti e alla prossima.